abbiamo ritenuto di dirlo a voce alta, i medici di medicina generale ci sono a fianco dei loro pazienti, disponibili a garantire a questi pazienti anche la vaccinazione anti-Covid, così come stiamo facendo per tutte le altre vaccinazioni. I medici di famiglia toscani pronti ad assicurare ai propri pazienti la vaccinazione contro il Covid-19, ovviamente non appena il vaccino sarà reso disponibile. A confermarlo è la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale della Toscana. Noi abbiamo una rete capillare di studi diffusa su tutto il territorio, ogni paziente ha il suo punto di riferimento, che è il suo medico di famiglia, di cui conosce gli orari e tutto il resto, per cui nel momento in cui il vaccino sarà disponibile e ci verrà messo eventualmente a disposizione, noi potremo tranquillamente poi somministrarlo ai nostri pazienti programmando la vaccinazione, così come abbiamo fatto ora con l'antinfluenzale. Vaccinare i nostri pazienti vuol dire poter vaccinare teoricamente tutta la popolazione italiana. Siamo in tempi rapidi. Potrebbe arrivare a breve il vaccino anti-Covid? Beh, sa, questo dipende dalle notizie che arrivano. Sembra che adesso i vaccini che hanno completato la fase 3, che sono diciamo al vaglio delle autorità regolatorie, sono 3-4, probabilmente da passate le vacanze, dal gennaio saranno disponibili, se vengono tutti approvati, e quindi si può pensare di organizzare una vaccinazione dai fine di gennaio, da febbraio in avanti. I medici sono così pronti a condividere con le autorità sanitarie regionali modalità e tempi con cui potranno garantire ai cittadini questa vaccinazione. Dovremo decidere insieme la gradualità della vaccinazione, le prime categorie, senz'altro sono quelle che poi a loro volta sono al servizio di tutti. Poi, partendo dalle categorie che hanno più rischio, quindi gli anziani, i nostri pazienti che sono ospiti nelle RSA, gli anziani con polipatologia, con fragilità, però in questo caso, se il vaccino anti-Covid deve avere un senso, bisogna arrivare a una copertura, come è stato detto in televisione, intorno al 60, più facilmente il 70% di tutta la popolazione, perché se non si raggiunge quella che si chiama immunità di gregge, non si riduce, non è che si annulla completamente, ma non si riduce, drasticamente porta a basse possibilità di contagio la circolazione del virus, e questo va fatto in un tempo il più breve possibile, perché finché non avremo ottenuto questi risultati sarà difficile pensare a una riattivazione completa della vita sociale.